partiamo dalle scarpe che abbiamo addosso oggi. Ci ha insegnato a costruire queste scarpe con la carta, senza le forbici, senza gomma, ma se sbagliamo possiamo recuperare. Ho detto, poi tornate a casa, andate a vedere un po' di scarpe di vostra madre, vostra madre, fate quelle e vedere quanti tipi di scarpe diverse esistono, scarponi, scarpe con tacchi, scarpe da montagna, delle calzature, cioè il concetto del piede protetto. Il mio compagno ha fatto una scarpa con le rotelle e mi sembrava bella.